Beh, senza dubbio la mia cittadinanza sta vivendo come la gran parte di tutti i cittadini veneti, lombardi e piemontesi, quindi sono consapevoli della situazione, della gravità della situazione, e tuttavia con il protrarsi del tempo c'è sempre più difficoltà nel restare a casa perché tutte le ristrettezze portano a una modifica della situazione, delle consuetudini familiari, delle consuetudini normali di vita, e quindi questo porta a far sì che ogni tanto ci sia qualcuno che tenta di avere qualche interpretazione particolare per poter muoversi, tra virgolette, un po' di più. E tuttavia sono anche contento perché la maggior parte della mia popolazione sta rispettando sia le regole dettate dai vari DPCM che dalle ordinanze regionali, eppure anche dalle ordinanze comunali, che non possono essere uguali per tutti i comuni della provincia, data la loro conformazione, data proprio come sono distribuiti sia i cittadini nei vari territori, nelle varie frazioni, e pertanto ogni sindaco ha pensato di trovare un modus che possa essere, diciamo, di più di garanzia sanitaria e di controllo per il suo territorio. Stiamo vivendo dal 22 di febbraio una situazione senza dubbio anomala. C'è una cosa positivissima che, coordinati dal Presidente della Provincia, dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci ULSS e dal Sindaco di Verona, siamo in costante collegamento, abbiamo una chat che praticamente porta a far sì che praticamente tutte le sere, dalle ore 6 alle 8, 2 ore, abbiamo questo confronto tra sindaci sulle varie tematiche e sulle varie, diciamo, ordinanze da poter intraprendere in modo che ci sia un'uniformità nell'ambito dei nostri territori.